È una grandissima novità attesa da anni. Con questa nuova arma in dotazione andiamo a coprire una zona di interventi, di richieste, di circostanze che era un po' diciamo, difficile da gestire con la strumentazione ordinaria. In dotazione da oggi in 7 città italiane, a Roma le pistole ad impulsi elettrici fornite a poliziotti, carabinieri e finanzieri sono in totale 150. Ne abbiamo seguita una a bordo di una volante del comando di via Guido Reni, scoprendone il corretto posizionamento e le prime reazioni della gente. L'arma si nota subito, c'è stata molta curiosità da parte dei cittadini che hanno accolto questa novità con una sensazione positiva. Deve essere più opposta a quella che è la pistola d'ordinanza, sapendo bene dove è posizionata, così che anche nel momento di adrenalina il soggetto fa un utilizzo opportuno e non mette in pericolo se stesso e anche gli altri. La scarica immobilizza per qualche secondo, il tempo di ammanettare il sospettato e mettere in sicurezza chi gli sta attorno. C'è un protocollo operativo stringente, non sempre si potrà utilizzare quest'arma, ci sono soltanto dei casi ben specifici e comunque ricordo che l'utilizzo dell'impulso elettrico è l'estrema ratio, ci sono degli step precedenti che sono tutti tesi a dissuadere l'aggressore. Un'arma nuova che richiede un continuo aggiornamento. Dal 21 marzo le pistole a impulsi elettrici compariranno in altre 11 città. La formazione è complessa, ma di sicuro ne continua sia per formare nuovi operatori, sia per aggiornare quelli già formati.